Giorno di Focus. Ah no, sei partito tu, allora presenti tu. Sì, vai, buongiorno, vai. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Mezzogiorno di Focus, l'appuntamento con la scienza di Icaro che va in onda tutti i sabati e le domeniche alle 12 e alle 18 su Radio Icaro, mentre invece su Icaro TV ve lo dovete trovare, perché la scienza è fatta vale di ricerca. Non vale però così, col computer davanti, con già il testo scritto, che sì, va bene. C'è il desktop vuoto di Windows. Fingi. Diamo il benvenuto al nostro amato professore. Buongiorno professore. Buongiorno. Salutiamo anche tutti quelli che ci seguono da casa. Compreso il nostro assente di oggi. Sì. Ciao Max Alberici, torna Ciao, presto, Max. Ti aspettiamo. Ma vi siete vestiti uguali voi oggi? Avete questo... Perché io mi ispiro al professore, per me è un modello, non solo diciamo di scienza. Ah, che fastidio. Otodus Megalodon. Già. Io lo usavo alle elementari. Sarà uno squalo. Cerchiamo... Ha allungato l'occhio, prof. No, iniziamo parlando delle vere enormi dimensioni del megalodonte. Si chiama megalo, sarà grande per forza. Sennò sera. Era microlo. Microlodonte. Esatto. O mignolodonte. Lo squalo più grande che sia mai esistito. Squalo. Ha abitato i mari della Terra tra 23 e 3 milioni di anni fa. Tra 23 milioni o 23? Cioè tra il 1996 e 23 milioni di anni fa. Finora era nota la sua lunghezza totale. Certo. Che arrivava fino a metri, 19 metri. 16 metri. Uno squalo bianco oggi non va oltre i 6 metri. Siamo lì. Sì. Ma non si conoscevano le dimensioni delle altre parti del suo corpo. Ce le dica, professore, che siamo curiosissimi. Ora, sì. Perché ride? Lo posso dire io? Veramente sta ridendo lei, professore. È una tematica davvero interessantissima. Ci saranno ricercatori dell'Università di Bristol. Sì. Le ha calcolate con precisione a partire dai fossili esistenti, soprattutto i denti. Sì. E così è arrivato a conclusioni sbalorditive. Cosa? Il megalodonte, diciamone una, dai. Vai. Da cosa partiamo? La pinna caudale. La pinna dorsale. Ho detto un'altra, però. Ma alta come una donna media, 1,60 m. Ma però quella caudale, sì, sfiorava i 4 metri. Mamma mia. Ma ad esempio il cuore, le fessure delle branchie quanto misuravano? Ma un metro e mezzo. E mezzo alla faccia della fessura. Ma per finire, la potenza del morso era di 10 tonnellate. Era meglio non essere morsi. No. Lei c'era 23 milioni di anni fa? No. A rimorsi, tra l'altro. Sì. Allora. Che silenzio. Continuiamo. Ma in vacanza il professore ha notato un po' alla testa. Sì. Comportamento. Cos'è? Comportamento. Sì, parliamo di comportamento. Quello corretto che noi teniamo. Basta queste basi, basta. A scuola ci vuole un comportamento adeguato. Bravo. All'insegnamento. Bravo. I ricercatori dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, del CNR, hanno partecipato a uno studio per capire se sazietà e digiuno influenzino la propensione a mentire. Secondo me sì, perché quando uno ha fame basta con questo flautino di panna. Ma come hanno fatto? Hanno fornito la gente senza cibo a 150 volontari un dado da lanciare con facce di diversi colori associati a un premio differente. 3 euro per il rosso, 1 per il giallo, 0 per il blu. A metà dei volontari era stata fornita una colazione prima di tirare il dado, all'altra metà dopo. Il risultato del lancio l'altra metà è stato tirato il dado. Aia. Il risultato del lancio era visibile solo a chi lo aveva fatto, che quindi poteva anche barare eventualmente. Certo, per avere dei soldi. I ricercatori si aspettavano in generale che i soggetti già nutriti fossero meno portati a mentire. Sappiamo infatti che i cambiamenti dello status energetico a breve termine, indotti da digiuno e sazietà, e a lungo termine, come quelli associati all'obesità, influenzano processi cognitivi come la memoria, l'attenzione e l'autocontrollo. Quindi far la colazione fa bene. Certo, solo e ti fa mentire meno. Cos'è emerso? È emerso che i soggetti con indice di massa corporea inferiore a 25, soprattutto donne, sono stati più onesti dopo la colazione. Più dell'80% dei soggetti obesi, se era uscito il blu, ha invece mentito prima o dopo colazione.
Uguale. Forse l'obesità è quindi associata a una difficoltà a gestire potenziali perdite. È per quello che io dico un sacco di bugie, non faccio colazione. No, no, qui riguardava gli obesi. Ah, ok, ok. E allora, abbiamo un altro tempo? Dobbiamo già fermarci? No, 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 abbiamo? Certo, certo. Per la scienza c'è sempre tempo. Aiutiamo tutti quelli che ci ascoltano. Sì. E spieghiamo come pulire gli ingranaggi della memoria. Allora, mi sembrava la base giusta per affrontare per la memoria. Basta. Sentiamo come pulire gli ingranaggi della memoria, perché è un argomento che mi interessa tantissimo. Uno studio recentemente pubblicato mostra che esiste una molecola che può correggere i difetti della memoria rimettendo in moto i neuroni. Questa è una bella notizia. E chi non li ha i neuroni? Si tratta della spirmidina. Sì, sì, che viene squalo. Sì, più o meno l'ho sentito qualcosa. Si trova in molti cibi. Ah, ad esempio? Non lo so. Nelle carote. Nei carciofi. Nei germi di grano. Nei germi di grano. Sì. Quindi nella parte sporca del grano. Nei semi di soia disidratati. Nei formaggi stagionati. Buoni. Poi anche funghi, fegato di pollo, piselli e mango. Si trova un po' ovunque praticamente. Nei soggetti di mezza età predisposti al declino cognitivo, tipo lei. Sì. La spermidina agisce sui lisosomi dei neuroni. I lisosomi? Sì. Ma pensa? Che sono quegli organelli deputati a scomporre e a riciclare, se possibile, gli aggregati tossici di proteine. Giustamente. Che si accumulano nelle cellule. Ma organelli perché sono anelli o perché sono organi piccolini? Io li so. Con l'avanzare dell'età questi scarti si accumulano certo. E i lisosomi purtroppo funzionano peggio. Quindi con l'avanzare dell'età siamo pieni di scarti. Questo è un po' quello che si sta dicendo. Esatto, ma se tu riesci a inserire della spermidina nel tuo corpo? Sì, nel mio. Riesci a eliminare. Guarda, dove va la spermidina? Non è che bisogna stare riesci ad eliminare gli aggregati tossici. Quindi mangiate molti germi di grano, formaggi stagionati. Ottimo. A me piacciono i formaggi stagionati, li mangio volentieri. A me non la spermidina, però. Ci dobbiamo fermare? Eravamo appena partiti. Ma io oggi sono un po' triste. Un po' tutti. Il nostro Max Alberici non è qui con noi oggi. E allora dobbiamo dedicargli una canzone. Allora, non è che ci ha lasciato per no, sempre. No. Il nodo in gola che mi assale. Che cos'è? Sei qui con me. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Ma come si fa a non cantare? Quella che ci prende per Max Alberici. Che è proprio a tema. È dedicata al nostro Max Alberici. Un momento commovente. Sì. Chi era Romina dei due? Chi era Romina? Decidetelo voi. Chi al bar? Ma direi che ce li scambiamo un po'. Allora vorrei restare su temi di grande interesse in questa puntata, perché credo che prende quando vuoi. Così non... Sì. Come? Scusi, ma è un burlone il nostro regista. Ma non vuole inserirsi. Come? Scusi, però è più forte di me, non riesco. Quando la senti ti prende. Basta. La nostalgia canaglia. Sì. Come si crea uno sciame di locuste? Forse ve lo sarete chiesti. Nostalgia canaglia. Come si crea uno sciame di locuste? Cioè, ma tipo in laboratorio come si crea? O come in natura viene fuori? Allora, andiamo con ordine. E a causa di un profumo, se anche nel 2020 si sono formati giganteschi sciami di locuste che hanno devastato i campi della penisola arabica. Diciamo che 2020 è un anno un po'. India, Pakistan e persino della Sardegna. No, che è collegato. Le locuste però di solito sono solitarie, direte voi. E infatti lo stavo per dire. Ma le locuste non sono solitarie. Ma quando diventano troppe, passano di colpo a uno stile di vita collettivo. Riunendosi in miliardi di individui che migrano per lunghe distanze con la mascherina. Giustamente. Beh, certo. Allora, cosa ha pensato di fare la neurobiologa Leslie Vossal? Cosa ha fatto la Vossal? Le ferie in Sardegna. Così ha detto: unisco l'utile al dilettevole. Ha scoperto cosa induce le locuste a passare da uno stato solitario a questa riunione collettiva. L'happy a questo hour, assembramento. Come è scritto su Nature. Dove è scritto, scusi, su Nature. Ma su Nature inteso sulla Nature o su Nature? Si tratta del feromone 4
vinilanisolo. Il 4, non il 3, non il 5. Il 4. Una locusta comincia a emettere questo composto profumato quando viene toccata troppo, e il suo effetto è che le altre le si aggregano intorno. Però... ah, quindi è un effetto a catena, perché poi sono tante, si tocchicciano l'un l'altra e poi i feromoni cominciano anche loro a secernere. Anche questo... tu il 4, anche tu il 4. Alla fine si crea questa reazione a catena che crea gruppi di milioni di insetti che si muovono a terra e in aria tutti insieme. Comunque anch'io quando vengo tocchicciato emetto feromoni, se vi interessa. Sì. Il 4 però, numero 4. Numeri così, vengono estratti casualmente. Facciamo un salto indietro alle Eocene. A dove, scusi? Alle Eocene. Alle Eocene, sì. Cioè il periodo che va prima del post cene. Le cene sarà dalle 6:30 alle 7:15. Se le apericene, esatto. Che corrisponde con la pericene. Cioè, va da 55,8 a 33,9 milioni di anni fa. Sì. In quel periodo, 33... in quel periodo, le acciughe avevano affilati denti a sciabola. Fortuna che li hanno persi, perché sennò sulla pizza sarebbe un casino. Beh, tagliavi la pizza con le acciughe, scusa. Ed erano decisamente più grandi di quelle odierne. La pizza con l'acciuga, tipo tonno, eccole. No, facevano l'acciuga con la pizza. A dirlo, perché è giusto anche... Sì. Chi fa le ricerche... Esatto. Alberto Angela, che esisteva al tempo. Sì. È uno studio pubblicato su Royal Society Open Science, da un team di ricercatori dell'Università del Michigan. Aggiungerei anche un po' via a caso. Avrei detto Povia. L'Anchovy Research Institute. Che ha esaminato con la microtomografia, computerizzata, antichi fossili rinvenuti in Belgio e anche in Pakistan. Giungendo a identificare due specie di acciughe preistoriche. Sì. Quindi se lei vuole una pizza datata, la chiede con i Monosmilus. Certo. Monosmilus. Oppure con i Clupeopsis. Quindi se io chiedo una pizza, di solito è la Napoli che ha i capperi e le acciughe, e vedo dei dentini a sciabola, forse non è fresca. Potrebbe avere quei 55 milioni di anni fa. Bio, sul chilometro zero. Con denti a sciabola. Con denti a sciabola. Torniamo a parlare di comportamento. Oh, che è uno degli argomenti che ci appassiona di più. C'è un'espressione del viso che fa inequivocabilmente capire di essere interessati ad approfondire la conoscenza con un possibile partner. Cosa? Adesso vi chiedo, secondo voi, qual è quella espressione? Per me è questa. Vai, stai. E io? Uè, ma la sua è ammiccante, Monaretto. Il mio è un po'... C'è questa espressione, c'è, infatti. C'è, attenzione perché c'è. Perlomeno nel caso delle donne. Però voi siete la testimonianza. Siete la testimonianza che anche l'uomo ha da dire molto. Ma le donne quando quindi tipo si mordicchiano il labbro, cosa un po'. L'hanno provato. Fatto da lei non era. No, lo hanno provato i ricercatori dell'Università del Kansas, che hanno fotografato alcune attrici alle quali avevano chiesto di assumere espressioni civettuole. Che prima era lì, poi le hanno detto Scansas? Si è spostata. Hanno poi mostrato queste foto ad un campione di uomini e tutti o quasi hanno riconosciuto un'espressione in particolare come un invito a proseguire in un approccio amoroso. Però hanno fatto Vediamo. Sì, capiamolo, cerchiamo, e io vi chiederei anche un po' di impegno nell'ascoltare queste indicazioni e provare da uomini comunque piccione. a metterle in atto. Facciamolo. Vai. La faccia da flirt comprende il viso leggermente girato, con mento voltato verso il basso. Sguardo diretto verso il possibile partner. Lo sguardo così risulta un po' da sotto in su, quindi. Sotto in su. E un sorriso non troppo aperto. Da mascalzone. Chissà in quante a casa in questo momento si vorrebbero chiamare, cercando il numero. Ci possiamo muovere? Sì. No, dipende. Se vuole aspettare. Se vuole continuare a mietere donzelle. A meno che non sia sua moglie a chiamare. Non squilla il telefono. No. Non squilla. Strano. Sarà che non siamo in diretta? Veramente noi siamo sempre in diretta. Sabato e la domenica alle 12 e alle 18. Cioè, facendo ascoltate il sabato alle 12 siamo in diretta. E le stesse identiche espressioni. Assolutamente. Ma abbiamo ancora del tempo o è giunto il momento? Ma prendiamocelo, perché la scienza un'altra cosa la può dire. Dai. Farai l'ultimo, va bene. Oh. Cosa? Storia. Incredibile. Storia. Che cosa sono le... Ho un problema con la base. Sì, perché le hai usate tutte quelle 5 che hai. Sì. Che cosa sono le buchette del vino?
sono le buchette del vino. Dove va la posta dell'uva? Sì, sono delle buchette che hanno il buco tondo. Ci puoi mettere la bottiglia. Anche. Se no nella fessura non va. Sono delle piccole finestrelle arcuate presenti sui muri di alcuni antichi palazzi, in particolare fiorentini, aperte dai vinai nel corso dell'epidemia di peste bubbonica che sconvolse l'Europa tra il 1629 e il 1633. Non ho capito di quale peste, professore. Bubbonica. Bubbonica. Il primo documento a citarne l'esistenza. Scusate, veramente è impressionante quello che ha peste detto. Da accapponare la pelle. Pensate . Che il primo documento a citarne l'esistenza è del 1634, redatto dall'accademico fiorentino Francesco Rondinelli. Proprio lui. Ciao, Franci. Che descriveva l'utilizzo delle buchette attraverso le quali venivano passati i fiaschi o le cannelle per riempire gli otri degli avventori. Già, per evitare i contatti bubbonici. Che cosa bella che ha detto il professore. Sì, interessantissima. Io molto. Siamo al momento dei saluti, sì, però per concludere in bellezza, io vi chiederei di salutare, però ottenendo quella espressione un po' ammiccante che avevate un po' fatto vostra pochi istanti fa. Non è facile, però. Aspetta, Allora lei, prof, intanto saluti. Ciao a tutti. Che noi siamo arrivati in conclusione anche con questa nuova puntata di Mezzogiorno di Focus. Come sempre ci ritroviamo la prossima settimana. Mezzogiorno di Focus.